Ancora una fumata nera, ancora un rinvio. Le strutture sportive di Lamezia Terme restano chiuse in attesa di trovare, a distanza di oltre 8 mesi dalla prima ordinanza di chiusura al pubblico per la mancanza di certificati che ne comprovino l'agibilità, la soluzione migliore per poter consentire alle società sportive di usufruire degli impianti cittadini. 8 lunghi mesi di immobilismo, nel corso dei quali si sarebbe potuto e dovuto provvedere a sistemare la situazione. Le strutture risultano addirittura non accatastate. Dopo una stagione, la scorsa, di stenti e sacrifici, ora il tempo della pazienza è scaduto. La commissione che guida il comune di Lamezia Terme, da quando a dicembre fu sciolto per infiltrazioni mafiose, ha nuovamente incontrato i dirigenti delle società sportive. All'incontro hanno partecipato anche i parlamentari lametini Di Politu e Fuggiuele. Alle società è stato chiesto altro tempo per trovare la giusta soluzione. Peccato che la preparazione precampionato sia ormai cominciata quasi per tutti, senza strutture nelle quali allenarsi, e che a breve prenderanno il via anche i campionati. Noi lunedì abbiamo la presentazione dei calendari, per cui per noi ufficialmente lunedì parte la stagione e partirà chiaramente con le società del territorio presenti in calendario. E loro hanno rappresentato difficoltà importantissime, hanno detto che rischiano anche la chiusura qualora non possano utilizzare gli impianti. Questo sarebbe un gravissimo danno per la Federazione Calcio, che sarebbe prontissima a costituirsi parte civile. Di fronte ai pretesti che stanno utilizzando questi dirigenti per negare, per chiudere la città, questa commissione o è inetta o è complice, perché questa commissione ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei dirigenti, che è vero sì che è un'attività autonoma e indipendente, ma questa commissione ha il potere di sostituire i dirigenti che si rendono responsabili di questo stato di tensione che si è creato ormai in questa città da 10 mesi a questa parte. Da parte sua, il commissario Rosario Fusaro prova a rassicurare l'ambiente. Purtroppo abbiamo questi aspetti procedurali che tra l'altro per gli stati sono stati portati quasi a termine. Abbiamo questo problema dell'accatastamento e ci siamo trovati paradossalmente per strutture insistenti nel territorio da diversi anni e che oggi ci richiede agli uffici degli approfondimenti e soprattutto delle possibilità di cercare di risolvere legittimamente tutte queste posizioni. Che è peraltro in corso d'opera, perché mi ripeto per l'ennesima volta, il Comune si sta prodigando a che la città di Lamezia Terme abbia le sue strutture e, come chiedeva lei poc'anzi, le società sportive giochino nel territorio di Lamezia.